Per il secondo anno consecutivo, nel piano di assunzioni del Comune di Foggia, l'organo di gestione ha deciso di escludere i cittadini foggiani, marginalizzando dipendenti comunali, oltre che i tanti giovani, donne e persone di tutte le età che potevano avere un'occasione occupazionale importante, ancor più rilevante in un contesto territoriale, dove la disoccupazione raggiunge livelli altissimi e le opportunità lavorative scarseggiano. E quanto denuncia la CGIL, che dissente con forza dal piano assunzionale 2022 del Comune di Foggia, non trovando giustificazione al rigido atteggiamento che la Commissione straordinaria di gestione continua ad avere con la cittadinanza e il personale storico. Difatti, denuncia il sindacato, anche per il 2022 l'organo di gestione ha scelto di utilizzare graduatoria di concorsi già fatti in altre città e in questo modo di saturare tutti i posti liberi, non lasciando alcuna opportunità ai foggiani. E così la CGIL di Foggia prende una posizione netta, contestando nel merito il piano delle nuove assunzioni che il Comune di Foggia ha adottato. L'anno scorso, dice ancora il sindacato, la neo insediata commissione straordinaria descrisse la manovra dall'esterno come l'unica compatibile ai tempi ristretti ed emergenziali. Quest'anno lo straordinario sembra essere diventato ordinario. La pretesa esigenza di assumere anche quest'anno dall'esterno e senza concorso pubblico va di fatto a congelare ogni ipotesi di carriera per il personale storico. Basti pensare, continua ancora la CGIL, che i dipendenti del Comune di Foggia, titolati a progredire in carriera già nel 2021, vengono di nuovo bloccati nell'avanzamento e in tal modo lo saranno per sempre. L'amministrazione ha deciso di aggiungere ancora un gap tra il personale locale, sottoposto nelle mansioni, e il nuovo personale, sovrapposto, che provenendo in massa da fuori andrà a saturare tutte le funzioni preminenti. Nessuno, conclude la CGIL, merita tanto spregio nella sua città sul luogo di lavoro.